Sarà una struttura in legno moderna, antisismica, edificata secondo i più efficienti criteri energetici, con spazi adeguati alle esigenze didattiche di insegnanti e studenti, la nuova scuola primaria di Tavuglia, in Strada del Piano. È stato infatti aggiudicato l'appalto per la realizzazione ad una RTI, un raggruppamento temporaneo di imprese, con capofila la Subissati di Ostravetere. Ad un anno circa dalla pubblicazione della graduatoria del Ministero dell'Istruzione, che ha assegnato all'amministrazione un finanziamento da 4,3 milioni di euro a copertura dell'intero investimento, a Tavuglia prenderanno presto al via i lavori. Finalmente siamo riusciti ad arrivare alla fine di questo iter burocratico che ci ha visto coinvolti per un anno, devo dire, perché era tutto pronto a marzo con la notizia di aver ricevuto il finanziamento completo da parte del Ministero, quindi si parla di 4.350.000 euro, che per Tavuglia devo dire sono una cifra notevole. Ma soprattutto, dicevo, da un anno a questa parte, nonostante la pandemia, tutte le difficoltà, sono cambiate anche le regole per gli appalti, quindi abbiamo dovuto rivedere tutto il quadro economico per la sicurezza Covid. Questo, si parla di una scuola primaria che avrà 10 classi come quella esistente, però rispetto a quella esistente, che chiaramente ha fatto la sua storia perché è del dopoguerra, non ha spazi di ampliamento, e negli ultimi anni hanno cercato di fare il meglio con quello che c'è. Adesso questa scuola, oltre a prevedere due sezioni, quindi 10 classi, ha la sua mensa e un corpo palestra che può essere utilizzato anche come auditorium. Devo dire che la proposta progettuale della ditta che ha vinto, che è un raggruppamento temporaneo di impresa con capofila Subissati di Ostravetere, ha dato delle caratteristiche tecniche, delle migliorie che sono sorprendenti, è bellissimo. Io vorrei che i bambini entrassero a scuola a settembre del prossimo anno. Ho chiesto che si realizzi in questo tempo. Si tratta di una scuola più sicura e funzionale alle necessità della comunità scolastica, che verrà realizzata grazie all'investimento pubblico che garantirà un'iniezione di liquidità nel territorio. La provincia, tramite la sezione unica appaltante, ha gestito la gara e ha assegnato l'appalto. L'apertura di una scuola è sempre una cosa grandiosa, è una cosa che mi fa, come dicevo, particolarmente felice. Perché? Perché si stanno finalmente buttando le basi per fare delle scuole che siano non solo accoglienti, ma che siano anche e che diano spazio allo sviluppo della fantasia dei ragazzi. Sono arrivati 7 milioni di euro che stiamo già investendo in alcune strutture, sulle scuole superiori. Abbiamo messo più di 4 milioni nelle scuole dell'entroterra, perché credo che sia importante tutelare le scuole nelle aree marginali, quelle che ci sono rimaste, di scuole, mantenerle vive e fare in modo che abbiano uno sviluppo sempre più importante. Perché? Perché se vogliamo che la gente rimanga a vivere nell'entroterra, dobbiamo creare servizi e strutture perché uno ci rimanga.